40 infermieri, questa è la necessità primaria della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, la casa di cura che, non trovandone sul mercato italiano, si è dovuta spingere all'estero per cercare operatori sanitari in grado di dare pace agli infermieri della struttura di Cesano sottoposti, anche per il Covid che ha aumentato la richiesta degli ospedali, a turni massacranti. Con l'evento della pandemia, quello che è successo appunto è che il bisogno sanitario è cresciuto a dismisura e quindi anche, in particolare sulla categoria degli infermieri, c'è stato, come dire, uso questa espressione, una guerra tra poveri, cioè nel momento in cui le terapie intensive e i reparti ospedalieri hanno avuto un bisogno sanitario enorme, ecco che, avendo anche da un punto di vista dell'offerta economica maggior appeal, hanno assorbito energie, cioè hanno preso e hanno contrattualizzato infermieri, tra virgolette, sottraendoli un po' al mondo sociosanitario, che era già in difficoltà. E noi cosa ci troviamo a fare? Oggi siamo noi, come tante altre strutture simili alla nostra, siamo in difficoltà perché abbiamo il limite, un numero di infermieri al limite appunto della sostenibilità. Che cosa abbiamo immaginato? Quello che anche altre strutture stanno facendo. Uno, di poter evidentemente cercare risorse, se non in Italia, anche in altri paesi, appunto la Romania, l'India, eccetera, ecco. E stiamo facendo anche questi percorsi perché appunto con i permessi di soggiorno e la possibilità fare nuove assunzioni in questa direzione. Abbiamo aperto anche una nuova strada in accordo con l'università, appunto, per poter aprire un corso infermieristico anche da noi. Adesso siamo alle ultime battute, probabilmente riusciremo ad aprire un corso infermieristico. Più che un appello, è un dire: tutto il nostro mondo è in grave difficoltà. Ecco, chiediamo anche all'istituzione di poter essere attente anche al nostro mondo, sapendo che appunto anche i nuovi progetti, voi sapete che col PNRR appunto nasceranno centinaia e centinaia di case della comunità che prevedono anche evidentemente la presenza di personale infermieristico. Anche lì il calcolo è che mancheranno qualcosa come 40.000 infermieri e evidentemente quando saranno pronte le case della comunità il rischio è che non ci sia nessuno che le possa far funzionare.